Ciao a tutti e bentornati alla mia cucina. Oggi prepareremo un pane molto soffice che poi possiamo riempire, comunque un pane turco. Come ingredienti abbiamo 550 g di farina 00, 200 g di yogurt magro, mezzo cucchiaino di sale e inoltre abbiamo bisogno di 200 ml di d'acqua leggermente tiepida e una bustina di lievito secco, quello in polvere. Nella farina andiamo a mettere subito il lievito. Diamo una mescolata. Aggiungiamo un po' d'acqua e cominciamo ad impastare. Continuiamo ad impastare con l'acqua, ne lasciamo un pochettino dove andremo a sciogliere il sale poi. Il sale l'ho aggiunto sciolto in un pochettino d'acqua, non ve l'ho fatto vedere perché già ve l'avevo detto. Ed ora il panetto è pronto, è leggermente appiccicoso, comunque deve essere così. Ora mettiamo la pellicola sopra, mettiamo nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio. Ed ecco il mio impasto ben lievitato. Ora ho preso una spianatoia, spargete con un pochettino di farina e un pochettino d'olio che vi mettete nelle mani e formiamo le palline. Fate delle palline rotonde e mettete sul tagliere. E così via con l'altro impasto. Avendo formato i panini, li copriamo, non perché debbono lievitare, in modo che non si seccano. Prendiamo un panetto, allarghiamo un pochettino prima con le mani, mettete un pochettino di farina e andiamo ad allargare. Nel frattempo accendiamo una padella, questi vengono fatti in padella. Facciamo riscaldare. La mia padella già è calda e vado ad inserire dentro. Faremo cucinare da tutti e due i lati. Ora vi faccio vedere. Ho girato, vedete come deve essere, così leggermente un pochettino di più. Poi guardiamo il sotto, possiamo sempre rigirare, ancora non è pronta. Appena è pronta, prendiamo un pezzetto di burro, lo passiamo sopra. È bello morbido, comunque si ammorbidisce ancora di più. Poi quando fate l'altra mettete sopra e poi sopra mettete di nuovo l'altro burro. Io vado a fare gli altri. Ed ecco pronto il nostro pane turco. Vi voglio far vedere che morbidezza che hanno, guardate. Vedete? Per tagliarli basta far così, aprirli di lato. Poi andate tirando. Vedete? Sono belli asciutti. Io questi qua li ho conditi con prosciutto, salame, mortadella, quello che volete. Di solito i turchi lo adoperano come kebab, lo aprono e poi mettono il kebab dentro. Noi non ce l'abbiamo, lo mangiamo così. Io mi auguro la ricetta vi sia piaciuta. Li ho fatti perché in Germania dove abitavamo noi c'erano delle famiglie turche per cui ci scambiavamo le ricette. Provatelo, è molto facile, semplice e molto buono. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi se volete. Da Francesca e Salvatore è tutto. Ciao, alla prossima, un bacione.